Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Prima di dare inizio all'audizione, desidero esprimere, a nome di tutti i colleghi presenti del Parlamento italiano che è qui rappresentato, profondo cordoglio per le 43 vittime che il 14 agosto scorso, alle 11:36, percorrendo il Ponte Morandi, sono andati incontro ad una morte che poteva e doveva essere evitata. Tra di loro anche quattro bambini e cittadini di altre nazionalità, tra cui francesi, cileni, albanesi e romeni, ma anche un colombiano, un peruviano e una cittadina di origine giamaicana. Siamo vicini anche ai feriti, alle centinaia di sfollati, alle aziende e ai lavoratori che attendono di poter riprendere le proprie attività, interrotte a causa dello stato di pericolo che incombe sulle zone attigue e delle strutture del ponte tuttora in essere. Chiedo quindi alla Commissione di osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio.